Questa è la piazza del popolo e deve essere sempre di più la piazza dei cittadini, dei napoletani, dei tanti turisti che ormai invadono come uno tsunami umano pacifico la nostra città. Quindi basta ostacoli inutili, la piazza deve vivere, deve essere valorizzata, deve essere rispettata, ma noi abbiamo dato prova di grande civiltà quando ci sono stati eventi musicali, teatrali, culturali ed oggi è una giornata di festa. Ogni volta che torno a Napoli mi si illumina la faccia e il cuore, Piazza Plebiscito la conosco bene e sono veramente orgoglioso e fiero, il pubblico è una meraviglia, l'occasione è anche speciale perché chi è che non si è abbuffato di Nutella nella vita, e saluto a tutti i ragazzi, che i giovani soprattutto, che intervengono e rendono speciali queste occasioni, vi voglio bene. Piazza del Plebiscito è la nostra casa e da qui quindi finalmente un'immagine viva, l'immagine più bella della città di Napoli, il volto dei ragazzi che stanno rendendo speciale questa serata e il volto quindi dei nostri sogni. Vogliamo attraverso la musica lanciare questo messaggio, abbracciare tutti i ragazzi della città ma anche chi non è più giovanissimo, proprio perché Napoli è una culla della cultura. È sempre così, no? Quando si fa qualche concerto, concerto alla grande come questo qua, Napoli si riempie, no? Ma siamo un pubblico molto caldo però, capito? Di sentimento però, Una piazza che deve vivere non solo di concerti, di iniziative così straordinarie e forti, ma anche con l'utilizzo dei locali del porticato, che noi abbiamo voluto ristrutturare insieme alla prefettura e alla curia, e con un bando a giugno assegneremo i locali dove mi auguro possano trovare rifugio luoghi della nostra città dimenticati, penso alle botteghe storiche, penso agli artigiani della nostra città, insomma Piazza Plebiscito come luogo della storia dell'artigianato, del commercio della nostra città.